I candidati vincitori del concorso straordinario per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, saranno destinatari di un contratto a tempo determinato nell'ordine delle preferenze espresse sulla base della posizione in graduatoria. I candidati potranno esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione Istanze Online Polis, previo possesso delle credenziali SPID o in alternativa di un'utenza valida per l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione. All'aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d'ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda. La mancata indicazione di alcune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l'aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati ai docenti e alle scuole interessate a cura degli uffici territoriali.